Siamo a Paolisi, un comune del Beneventano, ottava zona rossa della regione Campania, a causa del contagio da coronavirus, l'ottavo comune blindato con strade chiuse e nessuna eccezione. Noi siamo in diretta telefonica col sindaco Umberto Maietta per sapere quali sono le ultime novità. Sindaco, intanto grazie per la disponibilità. Come state vivendo queste ore? Che clima si respira nel suo comune? Tra l'altro non abituato a tanto clamore. Certo, buonasera a tutti. Una ordinanza questa della zona rossa, che è un'ordinanza che senz'altro ha destabilizzato in fase iniziale sia me che tutti i miei concittadini. Però poi al contempo io da sindaco mi sento maggiormente tutelato, anche perché affiancato e supportato dalle istituzioni per tutta la gestione delle necessità della mia cittadinanza. Ecco, sindaco, che cosa avete fatto subito, appena avete avuto la notizia di questi contagi? Ieri 8 aprile la notizia era già nell'aria perché io mi sentivo con la prefettura e sapevo che la regione stava valutando questa situazione e quindi, come appena uscita l'ordinanza, ci siamo organizzati con le forze dell'ordine per predisporre i 4 varchi di ingresso al paese per controllare l'accesso e l'uscita. Diciamo, per bloccare l'accesso e l'uscita, diciamo, dal paese e abbiamo chiuso poi tutte le strade secondarie. Sindaco, proviamo, diciamo, a fare un po' il punto, lei che oltre ad essere sindaco è anche un medico di questo tranquillo comune, per chi ancora non conoscesse la situazione, vogliamo spiegare come nasce tutto, che cosa è successo esattamente? Allora, in pratica tutto nasce perché si è sviluppato un focolaio in un'azienda del posto che è attiva e quindi il problema è che noi comunque siamo un comune, questo lo voglio dire, che io amministro dal mese di giugno e che ad agosto è stato dichiarato in dissesto finanziario e quindi purtroppo no, ho anche un personale ridotto, non ho polizia municipale perché il mio vecchio comandante è andato in pensione a dicembre e stando in dissesto non ho potuto, diciamo, integrarlo e ho dovuto affrontare questa emergenza, questo focolaio che ha portato negli ultimi 2 giorni a una positività di 16-17 persone sul mio territorio molto piccolo, perché siamo un comune di 2000 abitanti, a gestire tutta una serie di situazioni non semplici. Forse proprio la zona rossa mi aiuterà con il supporto delle forze dell'ordine e anche di tanti volontari a gestire meglio tutta la situazione. Sindaco, quanti sono i tamponi effettuati, se ha al momento contezza? Allora, i tamponi in tutto che sono stati fatti nel mio paese sono una quarantina. Ad oggi io ho 21 positività e sono ancora in attesa di una dozzina di tamponi, risposta di una dozzina di tamponi. Quindi ho un bel po' di persone sia in quarantena domiciliare con sorveglianza attiva emessa dall'ASL e anche persone in autoisolamento domiciliare, quindi ho anche tutti i problemi di queste persone che alla fine sono in isolamento e che quindi hanno bisogno anche di un supporto di vario genere da parte nostra. Per fortuna non ci sono stati decessi. Purtroppo sì, c'è stato un decesso di una signora, diciamo, di 92 anni che è risultata positiva al Covid. Perfetto. Sindaco, vuole aggiungere altro? No, io mi sento soltanto di dire ai miei cittadini che è importante mantenere la calma, non vivere con angoscia queste ulteriori misure restrittive, ma vedere il lato positivo della cosa. Avere un maggior controllo del territorio ci potrà a noi amministratori, insieme all'azienda sanitaria locale, farci concentrare con più serenità verso la situazione sanitaria. E quindi diciamo mappare bene e fare qualche tampone in più per limitare, diciamo, il contagio e ridurlo. Bene, grazie, grazie Sindaco per la sua disponibilità, buon lavoro, sperando in notizie confortanti per la sua città. Grazie ancora, arrivederci. La ringrazio, arrivederci.